Buon pomeriggio da Matteo Sfolcini e benvenuti all'Albino Leff Stadium Zanica nella 13ª giornata del girone A di Serie C. L'Albino Leff è rianimato dagli ultimi risultati positivi. Ospita il San Giuliano City che vuole riprendere quota dopo un momento di appannamento. In messa lunga Serbuti è così verso Fal che tocca di testa Cogliati dietro da Zanon, ancora di testa Miracoli, si coordina in rovesciata. Pallone finisce al, poi va dietro da Guju che deve rincorrerlo, arriva prima di Cogliati, lo spari in avanti, il colpo di testa di Dumbia, il triangolo con Cori, Dumbia in area di rigore, Dumbia, Sposito e Selli, arriva prima di Fusi, riesce ad andare via, Tomaselli, il contropiede dell'Albino Leffe, ancora Tomaselli scende a destra, lo rincorre Fall, Tomaselli entra in area di rigore, sterzata, poi il cross dentro, la deviazione volante di Zoma, è avanti l'Albino Leffe al 19° minuto con Zoma, 1-0. Protegge, va lungo da Dumbia, esce Bruzzone, uno contro uno, Dumbia c'è a sinistra, libero Tomaselli, riceve al limite, se la sposta sul destro, calcia, Sposito, tiene lì il pallone. Arriva il fischio, Gelli va a giro, basso, il colpo di testa, finisce sulla parte alta della rete di Milesi, non l'ha trovato Fall, l'Albino Leffe riparte subito con Zoma. Prova a partire, Zoma mette il turbo, entra in area, Zoma fino in fondo, alto. Davanti due uomini, allora deve indietreggiare, poi Chiero si intercetta, pallone esce, Gelli prende la mira, Gelli calcia con il destro, Sposito e Milesi deve giocarla dietro da Bruzzone che lo perde, poi trattiene per un attimo Cori. Si continua a giocare, Cogliati prova ad andare via tutto da solo, Cogliati li salta tutti, Cogliati con il destro, Pietro Cogliati la pareggia lui con un super gol, 1-1. C'è spazio, Queiroz attacca centralmente, va da Fall in area di rigore, Fall tocca il pallone ma in uscita Pagnolo chiude, poi si distende a terra di testa, Cori prende posizione, Bruzzone, ancora il capitano del San Giuliano, Giorgione mette giù, carica al destro, Sposito in due tempi riesce a bloccare, Cogliati riesce a saltare, Gelli ancora, Cogliati con l'esterno dentro da Fall, la scivolata di Saltarelli, pallone rimane lì, Fusi dentro da Cogliati con il destro, Pagno ancora, Cogliati in area, Cogliati con il sinistro e sulla linea salva tutto Gelli, occasione gigantesca per il di testa. È finita, arriva il triplice fischio del direttore di gara, si conclude 1-1 la sfida tra Albino Leffe e San Giuliano City a Mantova, valevole per la 13ª giornata del girone A di Serie C, un gol